qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure. Io leggo perché quella cosa mi dà gioia, così come guardo un quadro o vedo un film perché mi diverte, nel senso più nobile. Francesco De Gregori si racconta per la prima volta. Lo fa al Salone del Libro 2016, davanti ad una folla di fan entusiasti. Un'ora e mezza leggera, piacevole, in compagnia di uno dei cantautori italiani più amati. Con Antonio Gnoli ha scritto Passo d'uomo, un libro aperto perché, come ha spiegato, ognuno di noi preferisce essere un animale libero piuttosto che dover seguire delle rotaie. In sé l'arte della canzone ha gli stessi titoli nobiliari delle altre arti. Io credo adesso che sfondi porte aperte. Ah, mica tanto. Come poi dopo dici il contrario, cioè uno poi ti dice ma guarda che questo verso non... qua entrerà nella poesia italiana, ti cavoli. No, è diverso, io dico che la canzone è letteratura, poesia è qualcosa di talmente difficile dire cos'è, cosa non è poesia, che sentirsi dire da uno che scrive canzone, uno che sei un poeta, mi rabbrividisco, capito? Perché tutte le volte la gente che lo dice, me lo dico. Le poesie manco sa che sono, si ricorda forse di aver letto Leopardi alle scuole medie, ma se tu gli dici Caproni, gli dici Cucchi, gli dici Rosselli, non sanno chi sia, ma Zeigen, non hanno letto un libro di poesia da 40 anni, dopodiché siccome magari si commuovono a sentirsi dire Buonanotte Fiorellino, poesie, ma te no, poesia, no, altre sono.